Il ministro della Salute ha annunciato che le prime forniture dei vaccini anti-Covid aggiornati arriveranno attorno alla prima decade di settembre. Lunedì prossimo è prevista una riunione straordinaria della Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco per valutare l'autorizzazione dei nuovi vaccini nel nostro paese. E circa la variante Centaurus, abbiamo intervistato il professor Liborio Stupia. Sono stati riscontrati casi nella nostra regione? Noi non l'abbiamo ancora identificata, credo che comunque in regione non ci sia stato nessun caso, è anche vero che le attività di sequenziamento ricominciano adesso, per cui magari tra una settimana potremmo trovare i primi casi. È chiaro che essendo arrivata in Italia, prima o poi arriverà anche in Abruzzo. È più infettiva rispetto alla precedente. Ma noi ormai quello che abbiamo imparato è che quando queste varianti accumulano mutazioni in delle regioni specifiche, tipo la famosa proteina S che si lega ai nostri recettori, sono più infettive e si selezionano proprio perché sono più infettive. E quindi noi quello che possiamo prevedere è che, come abbiamo visto per esempio, Omicron 5 fino adesso è stata definita addirittura probabilmente il virus più infettivo della storia in assoluto. In realtà è relativo perché prima non avevamo i mezzi per studiarli così. Poi dovremmo dimostrare sul campo se anche Centaurus è ancora più infettivo. Dunque, al momento non si può dire se è più patogena rispetto alle altre varianti. Se è più patogena non si può dire mai, possiamo dire che ha una configurazione che la fa ipotizzare come più infettiva. La patogenicità è tutta un'altra cosa perché quella deriva dall'interazione del virus con l'ospite e ancora noi sappiamo poco, soprattutto dei sistemi che regolano nell'uomo la capacità di reagire in un certo modo o in un altro al virus. Una cosa è certa, il ceppo di Wuhan aveva una mortalità di un caso su 100, adesso stiamo a un caso su 1000, quindi potremmo dire che l'Omicron 5 è meno patogena, sì, ma in mezzo ci sono stati i vaccini, ci sono state delle terapie, non siamo più colti alla sprovvista come succedeva 2 anni fa, quindi ci sono tutta una serie di variabili in gioco. Notizia delle ultime ore, Covid, arrivano i vaccini aggiornati contro Omicron. Allora, diciamo che questi sono vaccini che sono stati adeguati alle modifiche che il virus ha mostrato nel corso di questi 2 anni e quindi diciamo che saranno sicuramente più efficaci contro Omicron. In autunno probabilmente dovranno partire le campagne. In che modo? È chiaro che questa sarà una decisione poi strategica, che secondo me potrebbe anche risentire del fatto che nessuno prenderà decisioni strategiche fino al 25 settembre, ovviamente. Quindi potremmo avere una latenza, ma immagino che si segua di nuovo il fatto di le persone più a rischio, quindi anziani e fragili, e poi man mano il resto della popolazione. E con la riapertura delle scuole. È vero che è lecito aspettarsi un aumento dei contagi, ma il picco viene quando io parto da un livello molto basso e si innalza. Ma se il livello base è molto alto, in altre parole, se tanto il Covid più o meno l'abbiamo preso tutti, a questo punto l'ho preso pure io, per cui speravo di scampare, probabilmente l'aspetto ottimistico è quello di ipotizzare che non ci saranno grandissime differenze perché tanto circola già. Quella pessimistica però è dire che chiaramente l'autunno, l'inverno aumentano l'aggressività dei virus e quindi non tanto sul numero delle infezioni, ma sulle conseguenze sulla salute, quindi sulle strutture sanitarie, eccetera, un po' di preoccupazione ce l'abbiamo.